Allora, Picchio, tu già ami e apprezzi Rieti, però probabilmente venire qui a Palazzo Potenziani a scoprire e a conoscere questo artista così importante è sempre una novità, una scoperta. Sì, assolutamente, hai detto bene. Purtroppo non mi vergogno il dire che è una scoperta, perché in tantissimi anni che sono qui mi rendo conto che molte sono le cose che non ho fatto e questa era una di quelle. L'altra che mi sono ripromesso di visitare sono la Rieti Sotterranea. È bello che tu c'è, veramente è una bellissima esperienza, interessante. In particolar modo sono appassionato io non tanto di nature morte ma di rappresentazioni di paesaggi, di natura, e mi ha colpito molto il disegno dell'artista di quel quadro dove non si sa bene il luogo, se è Rieti, se è Labbro, che diceva prima la signorina. Però bello, molto, veramente molto interessante. Se mi permetti, riporto ancora anche i miei ringraziamenti alla Fondazione Varrone per l'invito e li faccio veramente i miei complimenti. Quindi bisogna comunque riappropriarci delle cose belle che abbiamo, che sono veramente tante, e forse, come diceva il presidente Cattani, anche invitare gli altri che vengono attraverso lo sport, che può essere un veicolo per tante cose. È un viatico importantissimo la pallacanestro sicuramente, però come ti dicevo prima, secondo me, come me, moltissime persone proprio di Rieti non sono a conoscenza di queste cose, di queste bellezze incredibili, quindi secondo me ripartiamo prima da noi, e sarà mia premura farlo con amici o familiari o parenti, e poi ovviamente possiamo, una volta che conosciamo bene quello che abbiamo, possiamo permetterci anche di portarlo fuori. Un ambiente un po' insolito, so che forse preferite stare a fare una partita, però certamente anche l'arte, anche i quadri possono in qualche modo essere un diversivo, un pomeriggio diverso, e farvi conoscere e forse apprezzare meglio anche questa città. Sì, sicuramente è stata comunque una visita molto piacevole, nonostante io personalmente non conoscessi l'artista. È stato piacevole, la guida è stata secondo me molto brava, dei quadri che ci sono qua mi hanno colpito particolarmente, e penso che sia una cosa che dovrebbe comunque la gente fare per conoscere meglio un po' il posto dove si va a vivere. Molto bene, passo di qua. Quale quadro ti è piaciuto di più? A me è piaciuto tanto i due quadri, quelli là uguali, che sono nella terz'ultima sala, che rappresentano le tre persone che stanno davanti al fuoco, che c'è quel chiaro scuro che è molto, molto bello e molto interessante. Ti piace disegnare? No, sinceramente no, anche perché non sono capace proprio. Però ti piacciono i colori, ti piacciono i quadri, ti piace l'arte? L'ho studiata, però non devo dire che non ne vado matto, però mi entusiasma, mi piace. Io vi vedo molto rilassati, quindi evidentemente fa bene anche guardare i quadri. Palazzo Potenziani lo conoscevate? No, non lo conoscevamo e non l'avevo mai stato e mai visto. Bello? Sì, bello, molto bello. Torno di qua. Allora, dicevi che anche le persone del territorio dovrebbero venire qui per apprezzare anche questo artista, che è molto importante. Di Rieti cosa ti piace? Ma io Rieti l'avevo visitata solo da avversario, quando ero venuto a giocare avevo visto solo la piazza centrale. Adesso che sono qua un po', diciamo, sto girando un po' la città, a conoscere un po' tutto quanto, e mi piace tutto, per ora mi sto trovando molto bene. Una rappresentativa dell'Under 14 di basket è qui. Ragazzi, vi è piaciuto Calcagno d'Oro? Sì, molto. Lo conoscevi come artista? No. Tu lo conoscevi? No, è stato molto interessante, e i quadri che ci sono piaciuti di più sono questi due, molto carini, e poi in generale sono tutti abbastanza belli. Palazzo Potenziani lo conoscevi? Sì, e il quadro che mi piace di più era La Primavera. E a te ti piace disegnare? Non eccessivamente. Che ti è piaciuto, che quadro ti ha colpito di più? Quello dei musicisti Baciati dal Sole. Bello, ma lo sapevate che Calcagno d'Oro è veramente molto molto famoso e importante in Italia? Cioè, voi avete a Rieti un pittore molto importante. No, non lo sapevo. E che Palazzo Potenziani fosse così storico e così bello, questo palazzo? Ma io in realtà non la conosco molto bene a Rieti, cioè c'ero già venuto forse, però non me lo ricordavo. Quindi è bella? Sì, molto. Presidente Cattani, un campo un po' insolito, però ho visto i ragazzi partecipare con grande entusiasmo e ci fa piacere avere il basket qui nella mostra di Calcagno d'Oro e Ferrari.
Ma intanto un ringraziamento veramente sentito alla Fondazione che ci ha permesso di effettuare questa visita in una location magnifica che anche chi è, i ragazzi di fuori Rieti stanno apprezzando girando per le sale di questo bellissimo palazzo che è stato ristrutturato da poco e ospita questa fantastica mostra di Urlatino Illustre che non fa altro che portare notorietà e grande valore al nome di Rieti in giro per l'Italia, perché poi questi ragazzi racconteranno questa esperienza che c'è stata e quindi andrà in giro anche sui nostri social che sono molto seguiti e quindi credo che sia un'iniziativa da ripetere anche con le altre squadre del nostro settore giovanile che purtroppo oggi non sono potute venire per impegni sportivi. Quindi lo sport sicuramente può essere un veicolo di promozione territoriale, voi già fate moltissimo ogni volta che andate fuori, portate iniziative del territorio e credo che sia importante anche per un giocatore non solo concentrarsi sulla propria attività ma respirare anche un po' di territorio. Ma sì, credo che sia fondamentale perché poi andando in giro per l'Italia vediamo che le altre realtà vanno in questo senso. Abbiamo visto Biella che è venuta qui a Rieti, ha fatto un bellissimo servizio su tutte le bellezze di Rieti, dal Ponte Romano allo stesso Palazzo Potenziani che ci ospita, o la Cattedrale, o Centro d'Italia, tantissime cose, il velino. E quindi secondo me anche noi andando fuori potremmo produrre un qualcosa di buono, magari un connubio con la Fondazione che è sempre gradito e ci è stata sempre vicino nelle nostre attività sportive, si potrebbe produrre qualcosa di buono col nostro canale tematico da riproporre in giro per l'Italia. E perché no poi invitare anche le altre situazioni che si vengono a creare qui a Rieti, perché secondo me l'importante è riportare in questa città tanto movimento, tanta gente, tanti turisti che secondo me non sanno quanto è bello il nostro territorio.